gente che oggi dovrà cercare di fare punti per un motivo o per l'altro, per restare su lì davanti oppure per tornarci al più presto. E allora tra Alessandria e Pisa la domanda è: chi stasera farà punti? Le due squadre bloccò il trasferimento, allora arrivò in Serie B con la squadra austriaca, che poi fa lì, attenzione a Branca, la conclusione, la palla entra con le mani, fermata sulla linea, non c'è fallo secondo l'arbitro, sembrava con le mani il tocco, probabilmente se l'ha visto il direttore di gara l'ha giudicato involontario. Fatto sta è che la palla di Branca destinata dopo il tocco di possesso, regalando la compagna ancora Filippini, può andare al traversone, la sponda di testa è ottima, il tocco addosso ragazzi di De Vitis, c'è il vantaggio del Pisa in un'azione bellissima, si è fatta trovare impreparata ancora una volta la retroguardia alessandrina. Va a servire in orizzontale per Di Quinzio, proprio Masucci. Di Quinzio entra in aria, Di Quinzio c'è sesto su di lui, c'è Selec, c'è il raddoppio, Di Quinzio riesce a trovare lo spazio per il traversone, gira di testa a un passo dal palo, la girata di Eusepi. Manini a destra, Masucci a sinistra, eccolo qua Eusepi che va a cercare di predare il pallone di Selec, che affida ad Agazzi per il rinvio lungo sbagliato, però la conclusione e Agazzi ci mette una pezza proprio sul suo errore di Petkovic. Stacca a vuoto Eusepi, Gozzi, poi Masucci, Eusepi riesce, Eusepi a tu per tu con ragazzi, lo mette a sedere e c'è il raddoppio del Pisa con la fantastica azione di Umberto Eusepi, è 2-0 alla Moccagatta e 0-2 per la precisione, il raddoppio del Pisa forse nel momento migliore dell'Alessandria, però il calcio anche questo, 2-0 del Pisa e altra dormita colossale della difesa dell'Alessandria. In Piemonte ha siglato il gol d'apertura di quella partita. Intanto torniamo in cronaca di questa. Bell'uomo prova a liberarsi al tiro, centra in piano Samuele Birindelli, poi il traversone di Casasola, la palla spizzata e poi non deviata da Bonino. Sani Agucar trovato in mezzo alle linee, Agucar il pallone a rimorchio per Eusepi, Eusepi libera il sinistro Agazzi e poi Piccolo allontana la sfera. Sembra improba, se non impossibile, la missione dell'Alessandria, prova a staccare di testa Rossino, non riesce a girare verso la porta, Gazzi va a predare il pallone, il traversone in mezzo di Casasola, deviato, la palla è buona per Sestu che si gira, Petkovic la blocca alta tranquillamente. Alessandria ha sbloccato la gara, l'ha messa in discesa per il Pisa, insomma meglio anche di Eusepi. Intanto il tacco di Negro, che impatto nella partita, Negro a tu per tu, Negro il palo e poi la palla è uscita. Finisce qui al Moccagatta anche con un paio di secondi di anticipo, ma ne avevano abbastanza tutti. Il Pisa batte l'Alessandria per 2-0.